Strage di Mestre. La notizia shock appena giunta in redazione sulla causa del terribile incidente. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Ancora vive nella memoria di tutti le tragiche immagini dell'incidente che ha scosso Mestre, quando un autobus precipitò dal cavalcavia superiore di Marghera il 3 ottobre, causando la morte di 21 persone, tra cui l'autista Alberto Rizzotto. Gli investigatori hanno continuato a cercare risposte sulle cause di questo orribile sinistro che ha sconvolto l'Italia intera. Nelle ultime ore, emergono nuovi dettagli che potrebbero finalmente far luce su questo dramma. Dopo l'autopsia condotta sul corpo di Rizzotto, inizialmente esclusa l'ipotesi di un malore improvviso, si è scoperto che il conducente aveva avuto problemi cardiaci poco prima dell'incidente. Infatti, poche settimane prima della tragedia, Rizzotto era stato più volte al pronto soccorso a causa di disturbi cardiaci. La procura ha preso una decisione cruciale per fare luce su questa scoperta. Il sostituto procuratore Laura Cameli ha incaricato la cardiologa dell'Università di Padova, la dottoressa Cristina Basso, di condurre ulteriori esami sul cuore di Rizzotto. Questi accertamenti, richiesti entro il 10 gennaio 2024, potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle condizioni cardiache del conducente prima dell'incidente. Anche le parti coinvolte, compresi gli indagati Fiorese, Di Bussolo e Cesaro, insieme agli avvocati della famiglia Rizzotto, hanno deciso di consultare propri esperti per comprendere appieno questa nuova svolta nell'indagine. L'Italia attende ora i risultati di questi esami, sperando che possano finalmente portare chiarezza sulle cause di questa terribile tragedia che ha segnato indelebilmente il cuore di Mestre e del paese intero. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.